presente il professor Mattoscio, spero che possa unirsi a noi domani per averci accolto nei loro ambienti e per la sensibilità che hanno verso chi promuove la cultura sul territorio abruzzese. Ci ho detto, auguro a tutti buon lavoro, quindi auguro a tutti noi buon lavoro. Grazie per essere qui e lascio la parola a Giovanna Verodiacono. Giovanna è una sociologa specializzata nell'area dei fenomeni comunicazionali e titolare dell'agenzia di Verodiacono Comunica, è la direttrice artistica della Fondazione Aria, nonché ideatrice del corso Startup Collection, e per la Fondazione si è occupata di tutti gli eventi della rassegna internazionale di Steel of Peace, che quest'anno è arrivata alla undicesima edizione per il 2024. E ci ho detto, grazie. Grazie, buonasera e grazie a tutti per essere qui. Si sente una voce un po' amplificata, posso allontanare un po' forse, non lo so. Grazie Roberta per questo discorso, il primo discorso ufficiale da presidente, perché Roberta è con noi da diversi, mi sembra già che sia trascorso tantissimo tempo perché devo dire che ci sentiamo abbastanza spesso, abbiamo update continui. Umano, qualcosa di cui non si può fare a meno. E la cosa bella dell'esperienza collezionistica di Mario Tazzi è che il collezionismo in lui non si separa dal resto delle sue attività, ma si inserisce, come è giusto che sia, in quella circolarità degli interessi che caratterizza la vita di ciascuno di noi. Con le imprese, gli artisti e le istituzioni, ma che appunto l'azienda diventasse una parte un po' fondamentale di questo dialogo. E da lì è nata una ricerca che ho fatto in collaborazione con AXA Art, quando ancora c'era, diciamo, un'attività assicurativa per l'arte importante in quell'azienda, e Banca Intesa, che forse conoscete per, come dire, avere una collezione corporate. La carta di circolazione dell'opera, chiamiamola così, il corretto trattamento fiscale e attenzione ai diritti che acquistate con l'opera, perché è fondamentale nella successiva rivendita. Fuori a un certo punto ad asta aperta, che ha più che raddoppiato il valore dell'opera. Ed è un pezzo di storia, di vita di quell'oggetto, e che effettivamente cambia molto perché attesta che quella è davvero l'opera di Valla. Adesso poi ci potrebbe essere un falso, però quello è un altro discorso. Quella rappresentazione lì è proprio quella che Valla fece in quel momento. Riusciti a arrivare in fondo alla conclusione che non c'è cosa più bella di avere una propria passione, di avere una propria linea da seguire che ti muove poi nella conoscenza di altro, no? Frutto di questo collezionista artista è un'opera d'arte finita o un'opera d'arte che si continuerà ad arricchire nel futuro di altri. In questo istante non posso risponderti, quello che so è che c'è le vivrà. E
E io ho tanti progetti. Tantissimi.